Nikita Pelision, la vincitrice della 7ª edizione del GF VIP, si è scagliata duramente contro Lorenzo Spolverato e i suoi comportamenti nei confronti di Elena Prestes, grande amica dell'influencer triestina. Nikita Pelison, vincitrice della 7ª edizione del Grande Fratello VIP, ha espresso la sua opinione sul comportamento di Lorenzo Spolverato nei confronti di Elena Prestes, durante un'intervista a Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada De Miceli su Radio Radio. Grande Fratello, Nikita Pelison durissima contro Lorenzo Spolverato, gioca con i sentimenti di Elena, la confonde e la fa sentire inadeguata. La Pelison ha commentato le recenti dinamiche nella casa del Grande Fratello, che hanno visto al centro del dibattito Lorenzo e Elena, legati da una relazione complicata. Nell'ultima puntata del reality, condotto da Alfonso Signorini, Elena, dopo aver assistito ai frequenti litigi tra Lorenzo, Shayla Gatta e Javier Martinet, ha deciso di allontanarsi da Lorenzo. Questo perché, nonostante i sentimenti che provava per lui, ha ritenuto il suo interesse verso Shayla un ostacolo insormontabile. In seguito, Lorenzo ha ammesso di provare attrazione per Elena, ma ha dichiarato di aver chiuso definitivamente la sua storia con Shayla. Nikita, grande amica di Elena e sua compagna di avventura a Pechino Express nel 2022, ha voluto esprimere la sua solidarietà e preoccupazione per la situazione. Ha confessato di essere dispiaciuta per il fatto che Elena si sia invadita di qualcuno come Lorenzo, che, sebbene sia un bel ragazzo, le appare manipolatore e poco autentico. Secondo Nikita, Lorenzo sta indossando una maschera e si sta comportando in maniera fredda e calcolatrice, creando confusione nella mente di Elena e mostrando mancanza di rispetto. Ha poi aggiunto: "Lei è una persona estremamente vera. Quando le piace qualcuno tira fuori il meglio di sé, ma lui la sta portando solo verso il caos emotivo." La Pelison ha proseguito spiegando che, nonostante Elena stia iniziando a rendersi conto del vero carattere di Lorenzo, l'infatuazione la rende meno lucida. Nikita ha elogiato l'amica per la sua autenticità, sottolineando quanto sia importante non indossare maschere, soprattutto in un ambiente come quello del reality. Ha poi criticato Lorenzo, dicendo che, secondo lei, dovrebbe già essere eliminato dal programma per via dei suoi comportamenti manipolatori, aggiungendo che, in un periodo storico difficile, è fondamentale che un programma televisivo pubblico trasmetta valori positivi. Riguardo a Lorenzo, Nikita ha espresso ulteriori dubbi sul suo comportamento, definendolo strategico e volto a creare caos, soprattutto nella mente di Elena. Gioca con i sentimenti di Elena, la confonde e la fa sentire inadeguata. Sta giocando un gioco studiato, sembra che abbia studiato il Grande Fratello e ora stia eseguendo un piano calcolato, ha dichiarato la Pelison. Pelison ha anche fatto un confronto tra Lorenzo e Javier Martinet, un altro, descrivendo Spolverato come falso e Javier come puro e gentile. In un contesto dove devi convivere con le stesse persone per tanto tempo, la gentilezza è fondamentale, ha aggiunto. Nikita ha poi speso parole affettuose per Elena, dichiarandosi estremamente fiera del percorso che sta facendo nella casa del Grande Fratello. Elena sta mostrando il suo vero io, la stessa persona di cui Nikita si era innamorata come amica. Siamo come due sorelle, ha detto Nikita, orgogliosa del coraggio di Elena nell'affrontare le sfide del reality senza paura del giudizio.